Ciao, sono Alessandro, uno studente presso la Roma International School e coordinatore del consiglio Eco Schools della scuola. Io seguo con molto interesse i temi legati alla sostenibilità e all'ambiente e insieme a voi vorrei sapere di più su Alisea, che mette in contatto chi ha materiali che non sa come utilizzare con chi ha idee su come utilizzarli, per contribuire allo sviluppo di un mondo dove niente verrà sprecato. Conosciamo oggi Susanna Martucci, CEO e founder Alisea SRL. La ringraziamo per la disponibilità e faccio direttamente una prima domanda. Allora, assicurare una seconda vita ai materiali, coniugando sostenibilità e creatività. Alisea, come ci riesce? Alisea si occupa di creare oggetti di design per le aziende partendo spesso dal recupero e riciclo dei loro stessi materiali. Come si fa a creare un oggetto sostenibile e abbinare sostenibilità e creatività? Noi lo facciamo dal 1994 creando delle filiere in cui noi facciamo da capofiliera. Dopodiché esiste il nostro cliente che ci porta nel sito produttivo e ci fa vedere quali sono i loro scarti inevitabili di produzione. Prendiamo dei campioni di questi scarti, dopodiché andiamo sul territorio a capire quali processi produttivi già esistenti possiamo utilizzare per sostituire quelli che sono i materiali vergini che vengono solitamente usati nel processo con il materiale di scarto del cliente. La cosa più semplice possono essere gli scarti inevitabili, per esempio, della produzione delle tende da sole. Ora, magari se pensate al tessile può sembrare abbastanza semplice, però noi lo facciamo anche con le plastiche, lo facciamo con le bottiglie di plastica, per esempio, post-consumo, lo facciamo, per esempio, seguendo la filiera della rottamazione delle macchine, quindi recuperiamo in filiera i fanali delle macchine che subiscono un processo di riciclo, dopodiché con quelli andiamo sul territorio italiano e lavoriamo assieme ai produttori di penne. Per esempio, nel caso l'oggetto sia una penna, un portapenne, qualsiasi cosa ci chieda il cliente, appunto utilizzando processi produttivi. Il segreto è proprio quello di sostituire un materiale vergine invece con un materiale di recupero. Avete iniziato pensando sin da subito all'economia circolare oppure è stata un'evoluzione naturale? All'inizio, nel 1994, quando abbiamo fondato Alisea, noi commercializzavamo oggetti di design per le aziende, quindi eravamo proprio una commerciale, ci occupavamo di oggetti per la comunicazione aziendale e la pubblicità. Che problema ci siamo trovati a affrontare subito? Che l'unico metro per cui le aziende giudicavano i nostri oggetti era il prezzo. Era il momento in cui gli oggetti prodotti all'estero, in Cina, piuttosto che in Corea, erano comunque molto belli, apparivano dei begli oggetti, ma costavano un terzo di quelli italiani. Quindi evidentemente non potevamo essere vincenti e quindi da lì l'idea di cercare di creare un valore aggiunto agli oggetti made in Italy. E siccome non esisteva in Italia un valore aggiunto agli oggetti, che non fosse il design, che era assolutamente poi copiato da questi prodotti stranieri, abbiamo pensato di cominciare a comunicare come erano fatti gli oggetti, con che materiali erano fatti gli oggetti e quindi abbiamo coniato fin da subito il nome oggetti comunicanti. E abbiamo pensato di parlare di scarti, perché avevo avuto una soffiata anni prima da dei professori universitari che mi dicevano che eravamo seduti sopra tonnellate di immondizia, che le aziende buttavano e sprecavano materiali. Ho voluto andare a vedere se la soffiata che avevo avuto era vera e che cosa buttavano via le aziende. E lì si è aperto un mondo infinito che poi ho seguito per i 26 anni successivi.
E adesso per l'ultima domanda, guardando al futuro, avete nuove sfide in cantiere? Adesso il nostro futuro è divertirci assieme ad altre aziende che hanno il nostro stesso DNA e quindi vogliono fare business, però creando un impatto positivo sul territorio. Mettiamo assieme conoscenze, mettiamo assieme know-how, mettiamo assieme comunicazioni per uscire con prodotti che abbiano un altro modo di vedere le cose. E quindi un futuro, secondo me, radioso, nonostante l'età mia e della mia azienda. Ringraziamo la dottoressa Martucci per le sue parole.